Qual è la tua missione, giovane? Sai qual è la tua missione? È salvare il più possibile. Alleluia, gloria a Dio, pace a tutti, pace, pace. Ringraziamo Dio, Dio ha fatto cose meravigliose per noi e noi siamo nella gioia. Amen. Amen. C'è ancora qualcuno che non sorride? Allora diglielo, Gesù ti ama. Sorridi, sorridi, sorridi che Gesù ti ama e questa è la cosa più bella. Alleluia, come vi ho promesso qualche domenica predicherò sulla felicità. Tutti gli studiosi del mondo stanno studiando che cos'è il segreto della felicità. Io andando a analizzare tutto quello che dicono psicologi, sociologi, tutti, mi sono reso conto che questo c'è stato un uomo che l'ha detto 2000 anni fa, qual è il segreto della felicità. E l'ha detto Gesù, sul monte, amen, quando ha detto beati, felici, amen, i mansueti, beati quelli che si adoperano per la giustizia, per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Amen. Ma non è questa la predicazione di oggi. Ti voglio ricordare che Gesù ti ama e oggi vogliamo offrire un servizio di lode e di adorazione a Dio con tutto il cuore. Amen. Ci alziamo, gloria a Dio, vogliamo con gioia, gloria a Dio, con gratitudine, con amore, offrire lode, benedizione, ringraziamenti all'Eterno Dio unico che è degno di essere glorificato. Signore Padre, noi ti vogliamo ringraziare dal profondo del nostro cuore, Signore, per la gioia e la grazia di essere qui alla tua presenza, Signore. Questo vuol dire, Signore, che tu ti sei rivelato nella nostra vita, Signore. Ci hai fatto conoscere il tuo amore, la grazia salvifica del nostro Signore Gesù. E ci hai fatti tuoi figli, Signore. E come tuoi figli, Signore, ci hai fatti veri adoratori che ti adoriamo in spirito e verità, Signore. E ti vogliamo pregare ancora oggi, Signore, che tu ci parli, che tu ti riveli nella nostra vita, perché il nostro desiderio è conoscerti di più, Signore, amarti di più, Signore, perché questa è la vita eterna, Signore, e noi desideriamo andare di gloria in gloria, di benedizione in benedizione, Signore. E grazie, Signore, per tutte le cose belle, per tutte le cose buone che tu hai preparato per noi oggi qui nella tua casa. Nella tua casa c'è cibo a sazietà, oh Signore, e oggi tu ci riempirai, ci abbonderai, oh Signore.
delle tue grandissime e preziose promesse. Grazie Padre, ti benediciamo e ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Cominciamo a dare un applauso di lode, di benedizione, di ringraziamento all'Eterno, gloria a Dio. E ora cantiamo insieme, digli al fratello, cantiamo insieme con gioia al Signore. Amen. Amen, alleluia. Il Salmo 100 dice: mandate gridi di gioia all'Eterno. Amen. E noi siamo qui per gioire alla sua presenza con canti, con lodi e con ringraziamenti. Amen. Alleluia. Siamo uniti per loro.
Signore, tutta la lode è per te, Gesù. Tutto il nostro canto è per te, Gesù. Con un solo cuore, una sola mente. Solo cuore, una sola mente, noi ci presentiamo.
A te diamo tutta la lode, a te diamo tutta la gloria, Gesù. A colui che siede sul suo trono, sia l'onore.
te Gesù, adoriamo 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 te Gesù. Il Signore ti vuole portare ad un'orazione più alta, ad un livello di adorazione più alto, più profondo, più forte, con il tuo Signore, con il tuo Salvatore, con colui che ti ha tratto fuori dal fango della perdizione, con colui che guarisce le tue malattie, colui che guarisce le tue ferite. Teniamo le nostre mani alzate e continuiamo ad adorare il Re dei Re, perché quelli che lo adoriamo qui sulla terra lo adoreremo per l'eternità nei cieli. Alleluia, 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 Gesù nostro Re. Alleluia. Nel libro dell'Apocalisse è descritto come i 24 anziani si prostrano, gettano le loro corone d'oro davanti all'agnello e dicono: tu sei degno di ricevere la lode, la gloria, l'onore, l'impero e la potenza nei secoli dei secoli, perché tu ci hai comprati di ogni tribù, lingua, popolo e nazione e ci hai fatti un popolo di sacerdoti e re al Dio nostro. E questi siamo noi che qui lo adoriamo e un giorno lo vedremo faccia a faccia e lo adoreremo per tutta l'eternità. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Padre richiede veri adoratori. Dio è spirito e quelli che lo adorano lo adorano in spirito e in verità. Alleluia, alleluia, alleluia. Grazie Padre, grazie, grazie che ci hai fatto la grazia di essere veri adoratori, oh Signore, e di avere questa relazione di Padre e Figlio, dei figli verso il Padre, Signore. Ti ringraziamo e ti vogliamo pregare, Padre, nel nome di Gesù, Signore, che tu allarghi questa grazia a quante più persone possibili, Signore. Alleluia, Signore. Quanti sono stati evangelizzati, Signore. Quanti hanno gustato anche benefici di esaudimento, di guarigione, di risposte, Signore. Ti preghiamo, Signore, che loro, Signore, siano grati e riconoscenti verso di te e che ritornino nella tua casa, Signore, per adorarti, per benedirti, per servirti tutti i giorni della nostra vita insieme, Signore, nel nome di Gesù, Signore. E quanti, oh Signore, quanti, oh Signore, ancora stanno soffrendo, sono soli, sono depressi, sono feriti, sono scoraggiati, oh Signore, noi ti supplichiamo con tutto il cuore, arrivale tu, Signore, in questo mondo malvagio, Signore. Le persone bisognose vengono sempre più messe alla deriva. Noi ti preghiamo, Signore, colui che tu ami, oh Signore, l'orfano, la vedova, il bisognoso, Signore,
che tu li arrivi, Signore, potentemente nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, Signore. E vogliamo ancora pregare per tutti quelli che ci hanno detto pregate per me. Signore, noi lo vogliamo mettere dinanzi al trono della tua grazia, perché solo dinanzi al trono della grazia c'è aiuto, soccorso, liberazione a tempo opportuno, Signore. E ti preghiamo che tu intervieni con potenza, Signore. Signore, in questo mondo disperato, in questo mondo che sta sprofondando sempre di più nelle tenebre spirituali, morali, oh Signore, ti preghiamo che tu ne tiri fuori il più possibile, oh Signore, nel nome di Gesù. Tra questi ci sono nostri parenti, familiari, conoscenti, persone a cui vogliamo bene, oh Signore. Ti preghiamo, prima che sia troppo tardi, oh Signore, salvali, oh Signore. Tirali fuori con mano potente, oh Signore. Nel nome di Gesù, Signore. Nel nome di Gesù. Noi ti ringraziamo e ti benediciamo con tutto il nostro cuore, Signore. Grazie, Signore. Signore, ti vogliamo pregare per Enza, Signore. Ci ha detto di pregare per lei, oh Signore. Noi alziamo le nostre mani verso di te, oh Signore. E ti preghiamo, Signore, che manifesti la tua gloria, la tua grazia, la tua potenza su di lei, Signore. E quanti ci hanno detto pregate per me, Signore, tu li conosci, soprattutto tu li ami, oh Signore. E ti preghiamo che proprio nel momento del bisogno, Signore, i loro cuori possano volgere verso di te, oh Signore, in fede, speranza, viva, Signore, e confidenza, e vedere la tua gloria, Signore. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Grazie, Signore. Già in fede ti ringraziamo, Signore, perché sappiamo che tu sei presso a tutte quelle che ti invocano in verità, Signore. Benedici ancora ogni comunità che è riunita insieme, ogni pastore, ogni chiesa, ogni missione, tutte le missioni su tutta la faccia della terra, Signore. Portali avanti, proteggili, provvedili, Signore, per gli orfani, Signore, per i lebbrosi, per i poveri, oh Signore, per gli emarginati, per i perseguitati, oh Signore. Arriva, Signore. Arriva tu, Signore, e opera con potenza, Signore, nella tua infinita grazia e misericordia, Signore. E in fede sappiamo che tu lo stai facendo, Signore. Sì, sì, Signore, perché ogni preghiera riceve risposta benedetta da te, Signore. E noi ti ringraziamo e ti benediciamo nel nome di Gesù. Amen, amen. Diamo un applauso veramente di lode al nostro Re, al nostro Signore, al nostro Salvatore Gesù. Amen. Accomodatevi, gloria a Dio. Alleluia, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. C'è una presenza di Dio meravigliosa, meravigliosa in mezzo a noi. Gloria. Mentre adoravamo sentivo proprio di essere, come dire, sopraffatto dalla presenza di Dio. E quando c'è questo tipo di unzione ti devi aspettare di tutto dal Signore, perché Dio è pronto a fare qualunque cosa. Amen. Ancora oggi Dio guarirà in mezzo a noi. Ancora Dio oggi guarirà anche i rapporti tra famiglie. Il Signore ci ha fatto sentire questo. Dove il nemico, l'odio, il rancore, il risentimento ha voluto danneggiare, la grazia di Dio vuole guarire. Amen, ci credi? La grazia di Dio vuole guarire. E noi vogliamo benedire il Signore con tutto il cuore. Vogliamo offrire al Signore, gloria a Dio. Anche questo è un profumo di odore soave. Anche questo è adorare il Signore, anche questo è onorare Dio. Quindi vogliamo pregare, voglio invitare ad alzarvi, così preghiamo, gloria a Dio, e offriamo le primizie, offriamo il meglio, offriamo una parte di quello che già il Signore in anticipo ha dato a noi, lo vogliamo dare a Lui per l'opera sua, per il suo regno. Signore Padre, noi offriamo questa offerta a te, oh Signore, come abbiamo cantato, come un profumo di odore soave. La consacriamo a te, oh Signore, e tu certamente la benedirai e la volgerai lì dove c'è più bisogno, Signore. Benedice, Signore, ogni donatore allegro che dà con generosità, con amore, con altruismo, anche con sacrificio, ma tu saprai ricompensare abbondantemente nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen, gloria a Dio. E così come siamo alzati, vogliamo ringraziare il nostro meraviglioso Signore. Noi siamo qui per adorare Lui, noi siamo qui per offrire le nostre vite a Lui. Amen, alleluia. La tua generazione
solo a te. Offri al tuo Signore il tuo cuore. I nostri cuori offriamo solo a te. Le nostre vite offriamo solo a te. Amen. Gesù è il re che regnerà per sempre. Noi serviamo un re e un regno che non avrà mai fine. Amen. Tutte le cose in questa vita hanno un fine. Il tempo distrugge tutto. Ma noi serviamo un re e un regno eterno, senza fine. Amen. E questo è un grande onore, un grande privilegio, una grandissima benedizione. È il più grande privilegio. E noi vogliamo benedire il Signore. Amen. Accomodatevi, che diamo le comunicazioni. Gloria a Dio. E allora iniziamo da domani. Domani è già primo maggio, quindi aprile finito. E allora domani avremo qui in chiesa una riunione alle 11, per chi vuole venire. E poi faremo l'agape insieme, amen? Quindi portatevi la pasta a forno, portatevi cose da arrostere, amen? Che poi pranzeremo insieme, staremo pranzo, pomeriggio insieme, amen? Tutti quelli che volete stare insieme qui, alle 11 prima loderemo il Signore, dalle 11 a mezzogiorno loderemo, adoreremo il Signore per stare in chiesa con i fratelli e sorelle, e poi gioiremo insieme, gloria a Dio, amen. Poi il lunedì c'è sempre la sera la preghiera in famiglia, vogliamo ricordarlo per incoraggiare, gloria a Dio. Poi c'è il martedì la preghiera alle ore 9 delle sorelle, gloria a Dio, e il martedì sera avremo la serata di intercessione, essendo il primo martedì del mese. Alle ore 19:30 non faremo, come sapete, lo studio biblico, ma direttamente veniamo qui alle 7:30 di sera e faremo una serata di preghiera, perché abbiamo altri obiettivi da realizzare, e gli obiettivi si realizzano attraverso la preghiera. Amen. Non c'è altro mezzo, non c'è altra strategia che ti consente di realizzare i progetti di Dio se non la preghiera. Gloria a Dio. Quindi martedì sera vi invito tutti a venire a partecipare, combattere per avere vittoria, gloria a Dio. Poi il venerdì c'è sempre la preghiera da mattina, amen, per chi vuole partecipare, e noi vogliamo benedire il Signore con tutto il cuore, alle 6 di mattina. Poi nella riunione in casa riprendiamo con la C di comunione, gloria a Dio, e quindi partecipiamo, che anche questo è un mezzo di grande edificazione e di crescita. E poi voglio incoraggiarvi sempre nelle preghiere, nelle coppie di preghiere. Ascoltate. Il nemico cercherà, ve lo dico, vi avviso, tra marito e moglie, tra fratelli, mettere insidie, incomprensioni, attriti per scoraggiarvi nel pregare insieme. Ma tu perdona, riconciliati con tuo marito, tua moglie, con fratello, e prega, 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 perché se due sulla terra si accordano a pregare, Dio concederà qualunque cosa. È una promessa troppo preziosa per trascurarla. Amen. E quindi voglio incoraggiare a pregare insieme. Gloria a Dio. E poi domenica 21 maggio avremo il battesimo. Gloria a Dio. Saremo felici. Ieri abbiamo avuto una grandissima giornata di gioia, di festa per l'incontro. Il Signore ha fatto cose meravigliose. Ora sentiremo le testimonianze, e tra quelli che hanno fatto l'incontro ieri e quelli che hanno fatto l'incontro già precedentemente, amen, ci saranno i battesimi il 21 maggio. E in quella data anche festeggeremo il decennale del nuovo locale. Amen. Sono passate 10 anni di grandi benedizioni. A volte ci rifletto e dico: quanto è buono il Signore, quanto è fedele il Signore, quanto è meraviglioso il Signore. Amen, amen. Mi pare che abbiamo detto tutto benissimo, gloria a Dio. Vi invito a pregare anche per questo traguardo dei battesimi, che sarà un traguardo importante, gloria a Dio. Allora ora andiamo, prima ci sono fratelli che si erano prenotati, sorella Deborah, fratello Rosolino, che vogliono testimoniare e ringraziare Dio. Amen, amen. Gloria a Dio. Che il Signore ha dato grazia di trovare casa,
e vogliono benedire il Signore, che Dio provvede. Amen. Ciao a tutti, io sono Deborah. Io volevo ringraziare Dio perché veramente in questi anni sono frutti di preghiera questa casa che mi ha dato il Signore. Io ho comprato casa a Montepago, come sapete tanti. Non lascerò la mia chiesa perché giustamente, insomma, mi ha cresciuto. Faremo un po' Monte Sciacca e un po' San Giuseppe. Però, insomma, il Signore mi ha realizzato veramente questa casa come volevo io, come piaceva a me. Grazie al Signore. Chi non ha fatto questa esperienza con il Signore, dico, sono frutti di preghiera, però ci sono riuscita. Avvicinatevi al Signore anche a voi, chi è che non ha fatto questa scelta per il Signore. Dio vi benedice, non so cosa, perché sono troppo emozionata. Se posso, ok. Grazie a tutti, Dio vi benedice. Allora, va bene, c'è ora altra testimonianza. Accomodatevi, che ora lo diamo. Continua con questo, non ti preoccupare. Alleluia. E allora, come dicevo, abbiamo avuto l'incontro, quindi allora, quelli che sono presenti, perché vi salutano la coppia, i pastori di Palermo che hanno partecipato all'incontro, Cottone, gloria a Dio, sono stati felicissimi, Dio ha parlato e operato anche nella loro vita, li ha incoraggiati nel ministero, e ci sono quelli pure che sono qui. Allora, qui c'è la Gaspare, Girolamo, Rosalia. L'altra Rosalia non c'è? Non c'è? Vabbè, c'è una che fa per due, quindi... Amen, amen, gloria a Dio. Allora iniziamo proprio dalla più coraggiosa. Pace a tutti. Allora, io che conosco questa comunità che ha 24 anni, alte e basse, trust, nation, insomma. Però grazie a Dio, oggi lo devo veramente ringraziare, perché dopo tutto quello che ho passato nella mia vita, chi mi conosce, solo grazie a Lui io sono qua. Perché altrimenti sarei stata in un paese, nel mondo, depressa. E da un anno, dal 2022, ho messo veramente i punti al diavolo. Basta, abbiamo chiuso tutte le porte. Mi sono sposata dopo 9 anni di convivenza. E ora, grazie a Dio, sto raggiungendo il traguardo dei battesimi. Grazie a Dio porterò anche mio marito e mio figlio, Signore, qua a servire, Signore, perché, Signore, le mie preghiere, Signore, sono rivolte sempre per loro, Signore. Che io e la casa mia serviremo l'Eterno. Amen. Sono stata battezzata nello Spirito Santo, ho liberato tante cose che ho avuto nel passato e lo voglio sempre ringraziare. Grazie, Gesù. Pace a tutti. Ieri è stata una giornata meravigliosa dove la presenza di Dio era tangibile. Chi non ha fatto questa esperienza vi invito a farla. Ieri c'è stato un versetto che mi ha accompagnato per tutta la giornata, dove in Isaia 54:4, che dice che anche se... Lo prendo. Anche se monti si spostassero e colli fossero rimossi, il mio amore non si allontanerà da te. Il patto della mia pace sarà rimosso, dice l'Eterno che ha compassione di te. Questo ci fa capire quanto Dio è buono e misericordioso nei nostri confronti. Dio vi benedica. Pace a tutti. Inizio con il dire che volevo ringraziare Gesù per quello che ha fatto nella mia vita e sta continuando a fare. Ringrazio che ieri mi ha cancellato il passato e sta dando una vita nuova. Amen. Voglio ringraziare i pastori e i responsabili che mi sono stati ieri vicino, e ricordatevi che Gesù non ci ama mai nessuno come ci ama Lui. Amen. Ci fanno emozionare, noi siamo nella gioia, amen. Signore continua a fare meraviglie in mezzo al suo popolo, e questo ci emoziona ogni volta che facciamo l'incontro. È sempre qualcosa di nuovo, di bello, di fresco. Dio ha sempre riservato cose meravigliose per quelle che confidiamo in Lui. Digli al fratello, Dio non ha finito ancora con te. Dio ha pensieri di pace per darti un avvenire, una speranza. E digli una frase ancora migliore:
Il meglio per te deve ancora venire. Il meglio per te deve ancora venire. Amen, 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 amen. Gloria a Dio. Allora, siamo pronti per ricevere la parola di Dio? Amen. Allora ci alziamo. Gloria a Dio. E vi voglio dire, vi do i saluti di mia moglie che, come vedete, non c'è. Ieri, dopo aver fatto l'incontro, è dovuta andare a Sciacca, c'è stato il funerale di una sua zia, la sorella di sua madre, e quindi preghiamo anche per lei. Vi saluta caramente, amen, e preghiamo che il Signore ci benedice, ci consola, ci porta avanti, perché durante il giorno ne affrontiamo, si passa dalla gioia dell'incontro al dolore di un funerale, è così. Il sabato scorso abbiamo avuto il matrimonio, questo sabato viene, così è la vita. Ecco perché bisogna avere Gesù come fondamento della propria vita. Amen. Perché può succedere pure nello stesso giorno un grande motivo di gioia e un grande motivo di dolore. Una settimana fa un matrimonio, una settimana fa un funerale. E così è la vita. Ma cosa che fa la differenza eterna? È la roccia eterna di Gesù. Perché nella vita ne passiamo su e giù, belle, brutte, piacevoli, dispiacevoli. Ma se tu hai Gesù come fondamento della tua vita, puoi affrontare qualunque cosa ed essere vittorioso. Amen. E quindi andiamo a leggere la parola di Dio. Oggi il titolo della parola è questo: quello che tu non offri a Dio. Perché vi ho predicato tanto su quello che noi offriamo a Dio. Ma siccome alcuni non ci sente, no? Lo Spirito Santo mi ha forzato a predicarvi su quello che tu non offri a Dio. Perché vedete come è una frase che conosciamo: servire Dio costa, ma non servire Dio costa molto di più. Servire Dio è impegno, è sacrificio, è rinunzia, ma poi c'è la gioia, la soddisfazione, la benedizione. Non servire Dio può tu non offri a Dio può sembrare più comodo, più vantaggioso, più facile, ma poi tu ci perdi, poi tu ci rimetti molto, molto di più. E su questo, prima di portare la parola, senza avere preavvisato, allora, noi non ci mettiamo mai d'accordo col consiglio di chiesa su quello che io predico. Usa per Dio e poi morisci a mia. Ma domenica dopo domenica, quando noi preghiamo lì sopra, al consiglio di chiesa ci riuniamo ogni domenica lì sopra per pregare, Dio ci conferma sempre, ma confermo, poi lo sento anche da tanti fratelli, da tante sorelle, gloria a Dio. Guardate che sogno o visione Dio ha dato a fratello Rosario in due parole. Pace a tutti. E stamattina ho fatto un sogno. Questo sogno era che noi uscivamo dalla chiesa, il pastore ci mandava e dovevamo andare a conquistare territori. Saccheggiavamo alcune famiglie che erano però non di persone ma di demoni e prendevamo del bottino, dei gioielli, del denaro, tutto quello che avevano. Ora c'erano famiglie credenti che lo portavano in chiesa interamente e quando arrivavano a casa vedevano che quello che avevano moltiplicava. Invece c'erano credenti che di nascosto se lo mettevano in tasca. All'uscita della chiesa questo bottino, questi gioielli diventavano vermi. Quello che noi offriamo a Dio, Dio lo moltiplica. Quello che tu trattieni per te diventano vermi. Potevo fare predicare a lui oggi. Ma è così. Allora, quello che tu non, che fine fa quello che tu non offri a Dio? Perché a volte pensiamo risparmiamo, guadagniamo e non è vero, è un inganno del diavolo, è un inganno della mente carnale. Quindi oggi voglio mettere in risalto alla luce delle scritture alcuni aspetti della nostra vita che noi non offriamo, non abbiamo offerto a Dio. Perché Dio ti parla? Ascolta, Dio non parla mai per condannare, accusare, mai. Dio ti può anche rimproverare. Dio ti può fare anche riflettere, ma sempre per darci un avvenire, una speranza e per migliorare. Ognuno dica per migliorare. Amen. Allora partiamo da un verso. Andiamo a leggere in Levitico 26, sì, i versi 34 e 35. Dice così. Questo è Dio che parla attraverso Mosè al popolo di Dio. Dice: allora la terra godrà i suoi sabati per tutto il tempo in cui rimarrà desolata. E voi sarete nel paese dei vostri nemici. Così la terra si riposerà e si godrà i suoi sabati. Per tutto il tempo che rimarrà desolata, avrà il riposo che non ebbe nei vostri sabati quando voi l'abitavate. Preghiamo, che abbiamo bisogno di Dio. Oggi più che mai. Spirito Santo, noi ti ringraziamo perché tu ci ami, oh Signore. E ci parli sempre per il nostro bene, oh Signore.
e ti vogliamo pregare che tu ci apri gli occhi spirituali per vedere questa realtà spirituale, questa legge spirituale, e affinché non camminiamo, Signore, secondo mentalità carnale, mentalità mondana o inganni diabolici, ma camminiamo alla luce benedetta della tua parola, Signore, per benedirci, oh Signore, per prosperarci spiritualmente e materialmente, oh Signore. Grazie, ti benediciamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Accomodatevi. E allora incominciamo, avete sentito, abbiamo letto dai sabati. Il sabato che cos'era per il popolo ebreo? Il sabato era il giorno del riposo. Amen. E come sapete, dai 10 comandamenti, guardate i 10 comandamenti, uno dei comandamenti diceva: ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Cosa vuol dire santificarlo? Per dedicarlo a Dio. Amen. Ora, noi non siamo ebrei, e non c'è bisogno che diventiamo ebrei o giudei, noi siamo cristiani mediante la fede in Gesù. E per noi cristiani ci insegna la Bibbia che il nostro giorno del riposo è la domenica, perché proprio il giorno domenicus vuol dire giorno del Signore. E la Bibbia, nelle epistole, negli Atti degli Apostoli, nell'Apocalisse, ci insegna che il giorno del Signore è la domenica. Perché il giorno del Signore è la domenica? Perché è il giorno in cui è risuscitato Gesù, il primo giorno della settimana. Amen. Cosa ci insegna quindi la Bibbia a ognuno di noi? Che la domenica, ascoltatemi fratelli e sorelle care, la domenica è consacrata a Dio. Ricordate cosa ha fatto Dio? Dio ha lavorato 6 giorni. Il 7° giorno si è riposato, non ha fatto niente. Amen. E ci ha detto a noi: ricordati del giorno del riposo per santificarlo. È consacrato, è dedicato, è esclusivo di Dio. Amen. E allora che succede? Cosa gli dice qui al popolo di Dio? Che il popolo di Israele i sabati se la comincia a scordare. Chi aveva da lavorare, chi, come abbiamo letto pure l'altra domenica, chi aveva di andare a provare i buoi, chi si doveva sposare, chi si doveva avere un impegno, aveva tante cose importanti. Ma se c'è qualcosa di più importante di ubbidire a Dio, sei nella strada sbagliata. Cosa succede? Come ti inganna il nemico? Che un po' perde la giornata di travaglio, che un po' perdere due guadagno, un po' perdere d'occasione, un ci può dire no a chi, però gli puoi dire di no a Dio. E questo è l'inganno del diavolo, fratello e sorella, ve lo voglio dire spassionatamente, pubblicamente e biblicamente, che non ci, certo l'eccezione può succedere a tutti, fratello e sorella, non vogliamo essere quelle legaliste, ma quando diventa un'abitudine che tu ogni domenica, una domenica sì, una domenica no, o supro spesso, tu hai altre cose da fare, tutti quei sabati, ma ora parliamo di noi, tutte quelle domeniche che tu rubi a Dio, che non lo dedichi a Dio e lo usi per te, tu tutte quelle domeniche le pagherai. Perché quello che tu rubi a Dio, non è che tu lo rubi a Dio, cosa fa il diavolo, come ti inganna? Che tu guadagni la giornata, che guadagni un travaglio, che è due giorni a fare un travaglio, tu stai durante la settimana, non hai tempo. Giusto, giusto, la gira a fare la domenica. No, la domenica, ascoltami, la domenica è un'esclusiva proprietà di Dio. Quindi perdici un travaglio, perdici un guadagno, perdici qualunque cosa, prima tu onori Dio e poi Dio ti onorerà. Amen, fratello e sorella. Non cadere nella trappola del diavolo. Ci siamo? Perché poi cosa succede? Abbiamo letto. Tu pare che ci guadagni, pare che da diversi punti di vista guadagni tempo, giornate, soldi o quello che è, e poi tutte quelle cose li paghi. Perché cosa dice Gesù? Cercate prima il regno di Dio e tutte le altre cose saranno sovrabbondate. Dio te le sovrabbonderà. Ma io ti dico ora, te lo leggo in maniera negativa, perché a volte queste frasi, come dire, diventano quasi frasi fatte nella vita dei credenti o nella bocca dei credenti. Ma io te lo leggo ora nel senso negativo: non dare a Dio e al suo regno la priorità, tutte le altre cose il diavolo te le ruberà. Pare che corre, pare che guadagna, pare che non ne sta arrivando, in realtà poi un diavolo ti roba tutte cose. Amen. E allora, quello che tu non dedichi a Dio, non è offerto a Dio, che è proprietà di Dio, e lo prendi per te,
o per non dispiacere agli altri, tu stai facendo un grosso errore. Cosa farà? Cosa è successo poi? Poi Israele è andato a finire schiavo in Babilonia per 70 anni, e per 70 anni i terreni non furono seminati, i travagli non furono fatti, i case non furono finite, i guadagni finirono e sono stati schiavi in Babilonia. E Dio ci contava tutti i sabati che loro non avevano onorato Dio. Amen. Allora, quando una cosa aspetta di diritto a Dio e tu la usi per un tornaconto personale, tu fai non onore Dio, non te lo gode più e permette al diavolo di rubartelo. Amen. E allora, la domenica, fratelli e sorelle, è giorno del Signore. Lascia tutte cose, perdici la giornata di travaglio, perdici l'approvazione di persone, perdici, ma onora a Dio, perché poi Dio ti ricompenserà. Andiamo avanti. Sulla preghiera, vi prendo un esempio semplicissimo e facilissimo. Esodo 17, 11, lo conosciamo benissimo, la battaglia contro gli Amalekiti. E avvenne che quando Mosè alzava la sua mano, alza la tua mano, Israele, il popolo di Dio, vinceva. Gloria a Dio. Quando invece abbassava la sua mano, vinceva Amalek. Parliamo ora della preghiera, parlo di cose semplicissime, quotidiane, che fanno parte della nostra vita basilare di cristiani. Quando tu, sempre là, per il lavoro, un dire no a uno, un dispiace per un tornaconto, per un vantaggio, che sia, tu trascuri la preghiera, e ti voglio dire tutte le forme di preghiera, ora te le elenco perché ti voglio rinfrescare la memoria. La tua è innanzitutto preghiera personale con Dio. E ti voglio dire una cosa, che un tipo di preghiera non deve essere a discapito di un'altra preghiera. Chi dice, vabbè, io pregavo e più fatto me, non è bisogno pregare con mia moglie, non è bisogno di ire a riunione in casa e pregare, non è bisogno di ire a chiesa e pregare. Quello è un inganno del diavolo. Io ti voglio dire, tutte le forme di preghiera, mettele in atto, perché sono tutte armi di vittoria. Quando tu preghi, vinci. Quando tu non preghi, non è che non succede niente, tu perdi. Senza che tu non te ne accorgi, senza che i tuoi occhi se ne rendano conto, con l'inganno il diavolo dietro le spalle ti ruberà. Allora la tua preghiera è individuale, ce l'hai una vita di preghiera individuale? Quella là non va trascurata a nessun prezzo, per nessuna ragione al mondo, per nessuna priorità. La Bibbia ci insegna prima di ogni altra cosa facciano preghiera. Ah, ma io pastore, Gesù se sei pigliere a travagliare, benissimo, come Gesù se sei pigliere a travagliare, Gesù sei cinque e mezza per pregare. Ma non dare il vantaggio al diavolo, che pur travaglio o un impegno o per altri motivi, tu trascuri la preghiera, perché quando tu trascuri la preghiera tu stai perdendo. E non vanno, non sono sufficienti nessuna buona ragione, nessuna buona scusa, nessun buon motivo, perché il diavolo i motivi buoni per non pregare te li dà. Perché ascolta, il diavolo odia la preghiera, perché sa che la preghiera, come per noi è un mezzo di vittoria, per lui è sconfitta. Quindi il diavolo odia la preghiera e cercherà di tutto per distrarti, scoraggiarti in tutti i modi. Cosa deve fare? Ritornare alla, alza la tua mano, vediamo chi vuole ritornare alla preghiera. Io per primo, io devo ritornare a una preghiera più intensa, più vera, non per abitudine, non per togliermi l'obbligo, non per dovere, no. Ma perché la preghiera è la fonte vitale della mia vita. Quindi la tua preghiera individuale ritorna a quella comunione con Dio. Tu hai un appuntamento con Dio personale, diretto, che non puoi delegare nessuno. Amen. Poi c'è la preghiera di accordo. Hai preso un accordo con tuo marito, con tua moglie, con tua regia, qua zita, qua sorella, qua fratello, con... Anzi, la devi incentivare. Tu c'è a dire da oggi in poi. Compagno, compagna di preghiera, abbiamo pregato 5 minuti, ora abbiamo pregato almeno 10 minuti. Amen. Vedo che alcuni sorridono, mi fa piacere. Noi re nel re dobbiamo aumentare, crescere, prosperare. Perché ascoltate, non c'è conquista se non c'è vittoria. E non c'è vittoria se non c'è battaglia. Vari cristiani ancora vivono nell'illusione, vogliono le promesse, sì, Dio le realizzerà in me, nella mia famiglia, e non pregano. Ricordate, non c'è conquista se non c'è vittoria, e non c'è vittoria se non c'è battaglia. Quindi se tu combatti, Dio ti dà la vittoria, e attraverso la vittoria ti fa conquistare le promesse di Dio. Amen.
preghiera individuale, preghiera di accordo, preghiera nelle riunioni in casa. Alcuni trascurano le riunioni in casa. Hanno tempo per tante altre cose. Hanno tempo per la palestra, hanno tempo per altre cose, non dico, perché diciamo, pastore ce l'avevo con mia, non ce l'ho con nulla. Hai tempo per tantissime altre cose. A riunione in casa, giusto, giusto, c'hai. Devi lasciare tutto. C'era un cantico bellissimo di un fratello di Colle. Quando il Signore chiama, che lo sa questo, lascia ogni cosa e va. Quando odi la sua voce, corri, non indugiare. Amen. Quando Dio ti chiama alla preghiera, tutte le altre cose passano in secondo piano. Se al primo posto nella tua vita c'è Gesù, al primo posto nella tua vita c'è la preghiera. Amen. Quindi la tua preghiera individuale, la tua preghiera di accordo, la tua preghiera in chiesa, la preghiera in chiesa, che sia mattina, che sia sera, che sia qualunque occasione, e ogni occasione di preghiera è un'occasione di vittoria. Amen. Quindi ricordalo, e poi vado avanti, che c'è un'altra cosa da dire. Mani alzate in preghiera, vittoria, conquista e realizza le promesse di Dio. Trascura la preghiera ed è la tua fine, è la tua sconfitta, l'hai data vinta al diavolo. Chiaro? Andiamo avanti, la parola di Dio, perché alcuni anche lì, ci dico, ma lo dico alla mia classe, guardate, parlo sempre, ma ho leggito un capitolo giorno di parola di Dio. Un capitolo al giorno di Bibbia. Leggiamo in Giosuè, conosciutissimo. Ma più che conosciuti questi versi devono essere vissuti. Cosa gli disse Dio a Giosuè? Gli parlò direttamente. Questo libro della legge, oggi possiamo dire questo libro della grazia, la Bibbia, non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, cercando di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai nelle tue imprese, allora prospererai. Dio ti ha dato la Bibbia, le sacre scritture per farti prosperare. Trascurare le sacre scritture e decretare su di te la sconfitta. Quando tu dici la Bibbia non la posso leggere, non ho tempo di leggerla, chi ci legge, la saccio. Fratello, se io che leggo la Bibbia 50 anni, di più, ogni volta che la leggo c'è sempre da imparare, perché è parola vivente. Amen. Leggi un capitolo al giorno. Un capitolo al giorno toglie il diavolo di torno. Amen. Un capitolo. Amen. Un capitolo. E non ti dico neanche di leggere il Salmo 119, che è un capitolo. Amen. Ma quello è per chi piace il pesce, perché quello non è un salmo, quello è un salmone. Ma se a te piace il pesce, leggi il Salmo 119, gloria a Dio. Amen. Ma un capitolo al giorno. Questo è il minimo, fratello e sorella. Sto parlando oggi di cose minime, ma basilari, vitali, fondamentali per la nostra vita. Isamano, Isamano, così, leggerò un capitolo al giorno. Almeno, vi sto parlando di cose basilari. Dobbiamo andare da un capitolo a salire. Meditene, sa giorno e notte. Giosuè. Salmo 1, tutta la Bibbia ci dice che se tu la leggi, la medita, Dio ti darà la sapienza, l'intelligenza, il consiglio, la forza per prosperare, gloria a Dio. Quindi non è a correre chiossà, a travagliare chiossà, ma a sacrificare chiossà, sì, ti ammazza la vita, arriva esaurito, arriva stressato e va a peggiorare. Invece, pigliatela più tranquilla, dicillo fratello, pigliatela più tranquilla. A una certa età incominci a capire alcune cose della vita, che anche se te le hanno dette anche a me, non lo capisci fino a quando tu non cominci a capire il vero senso della vita. Un è ammazzando sa vita, lo stress, il corre che ti fa conquistare o guadagnare o chissà arrivare a chi. No, ma è la fede in Dio che ti fa trionfare e obbedire alla parola di Dio. Amen. Allora, a mattina, a testa serena, figlia da Bibbia, oppure ora l'abbiamo tutti nei telefonini, ce l'hai a portata, la Bibbia ce l'hai più vicina di quanto tu possa immaginare, è nel tuo telefonino, e ti legge, dobbiamo capire, catarre cria, spirito, anima e corpo, e vai poi a lavorare, a fare le faccende di casa, gli altri impegni, con la pace, la ricarica, la benedizione, la saggezza, perché quella parola è vivente, e terre cria. Amen. Amen.
ritorna a leggere almeno un capitolo di parola di Dio al giorno e allora tu prospererai, perché quei 5 minuti che tu non dedichi a leggere la Bibbia, hai prescia, pastore non hai tempo, di 5 minuti sono preziosi che io a fare, pare che fosse il presidente della Noristato nella galassia. Non è vero, il diavolo ti sta ingannando. Quando c'è qualcosa di più importante, leggere la Bibbia, tu sei sotto l'inganno, perché non c'è niente di più importante della parola di Dio. Onora a Dio mettendo al primo posto la sua parola, e poi tu vedi che durante la giornata, io l'ho fatto questa esperienza, l'ho sentito da tanti di voi, pastore la mattina mi sono sì, preso, non ho tempo di pregare, non ho tempo di parlare, a fare tante cose, a fine giornata, non conchiudevo, niente. Invece qual è la bella testimonianza, pastore, quanti problemi avevo, non sapevo come avevo a fare, cose che io non sapevo come avevo a nascere, ma sai che è difficile, signora, prima cosa io mi metto in preghiera davanti a Dio, mi leggo un bello salmo, dopodiché Signore sia fatta la tolta. Si sono aperte porte, si sono capovolte situazioni, si sono realizzate soluzioni che io neanche pensavo, non è che l'ho risolta io, non l'avevo la via d'uscita, non l'avevo la soluzione, ma disse Signore mi fido di te, leggevo, pregavo, Signore sia fatta la tua volontà, cose gloriose. Volete fare ancora questa esperienza? Onoriamo Dio con la sua parola. Andiamo avanti che ci sono cose, poi sulle decime, questo ve lo devo dire pure, basta leggervelo, questo già ho sapito a memoria. Ma la Bibbia dice che non la deve sapere a memoria. Non sei beato se la sai a memoria, siete beati se le fate. Guardate, in Malachia, basta leggerlo, perché voglio leggere quello del verme. Perché un uomo deruberà Dio, uno può dire, ma come si fa a rubare Dio? Si può rubare Dio? Eppure voi mi derubate. E poi dite, in che cosa ti abbiamo derubato? Nelle decime e nelle offerte, perché le decime e le offerte appartengono a Dio. Vi faccio un calcolo matematico, fratelli e sorelle, di tutto quello che noi guadagniamo. E tu, ma io feci come sorura, chi mi sacrificio? Sì, ma chi ti ha dato la forza, la vita, l'intelligenza di lavorare? Dio. Amen. Quindi da ringraziare Dio che ti fa lavorare, ti fa guadagnare, e poi del guadagno un 90% tu una tia e un 10% volete. Ma ci sono quelli che non onorano Dio neanche in questo minimo. Cosa fanno? Rubano Dio perché appartiene a Dio. Guarda cosa succede, perché voglio dire che... E cosa fa? Siete colpiti di maledizione. Perché mi derubate? Sì, tutta quanta la nazione. Portate tutte le decime, dove si portano? Se ne è in un sacchetto? Si portano nella casa del tesoro, in chiesa, perché vi sia cibo nella mia casa, e poi mettetemi alla prova in questo. Dice l'Eterno degli Eserciti, se io non aprirò le cataratte del cielo e riverserò su di voi tanta benedizione che non avrete spazio sufficiente dove riportare. Quello che tu porti in chiesa qua sarà moltiplicato nella tua casa là. Ma quello che tu ti serve in sacchetta qua, un diavolo ti ruba prima che arrivi a casa. Guarda cosa dice. Inoltre, ecco, inoltre sgriderò per voi il divoratore. L'altra versione dice il verme roditore. Perché non distrugga più il frutto del vostro suolo, la vostra vite, e non, non mancherà più di portare frutto per voi nella campagna, dice l'Eterno degli Eserciti. E poi, il verso 12, tutti, fratelli, tutti se ne rendono conto. Tutte le nazioni vi proclameranno beate perché sarete un paese di delizie, dice l'Eterno degli Eserciti. Perché gli altri lo vedono pure, fratello. Quando noi onoriamo Dio, Dio se ne accorge. Sapete, questa è una grazia di Dio, ma lo voglio dire per la gioia di tutti. Quante visualizzazioni ha avuto il matrimonio di Simone e Serena? A quando siamo arrivati? Avete visto? Lo vedete YouTube, il canale YouTube? No? Questo è peccato gravissimo. Cioè, siamo arrivati a 18.000 visualizzazioni. Amen. Voi pensate che questo sia raggiunto per meriti, capacità e cose? Questa è la grazia di Dio. Amen. Quando noi onoriamo Dio, Dio ci onora e ci sorprende, come abbiamo sentito domenica fa, al di là nel mare, al di là di quanto tu possa pensare o immaginare. Mettelo alla prova il Signore. Non tentare, non sfidare, ma mettere alla prova sì, una scelta di fede. Dire Signore, io ti onoro. Pure con un aiutante, pure che sto passando un momento difficile, pure che io è, benissimo, ma io ti onoro, ubbidisco te, ubbidisco la tua parola e poi Dio realizzerà. Perché se tu fai la tua parte, stai tranquillo che Dio non mancherà di fare la sua parte. Amen. Andiamo avanti. Il servizio a Dio. Deuteronomio 4:26-31. Leggiamo. È sempre forte la parola di Dio, è sempre Mosè che parla al suo popolo e dice io chiamo oggi a testimoniare contro di voi il cielo e la terra
che voi presto scomparirete completamente dal paese di cui andate a prendere possesso attraversando il Giordano. Voi non prolungherete in esso i vostri giorni, ma sarete interamente distrutti. Uno si scanta sulla legge, si dice, ma che c'ha per Dio contro questo popolo? Come libera dall'Egitto, li fa entrare nella terra promessa e poi ci parlerà così. Ma guardate dov'è il problema. L'Eterno vi disperderà fra i popoli e non rimarrà di voi che un piccolo numero fra le nazioni dove l'Eterno vi condurrà. E là servirete dei di legno e di pietra, fatti da mano d'uomo, che non vedono, non odano, non mangiano e non odorano. E poi dice, c'è sempre speranza col Signore. Ma dopo che fai questa esperienza, perché non hai onorato Dio servendolo, ma se non servi Dio, perché sono quelli che non hanno tempo di servire Dio. La scusa più frequente che sento, non ho tempo, pastore. Ma ricordate, se Dio ti ha salvato, Dio non ti ha salvato per non fare niente, Dio ti ha salvato per servirlo. Amen. E quando tu non servi Dio, quel tempo che tu rubi a Dio, te lo rubano gli dei falsi. Perché o tu servi il Dio vivente vero, o servirai dei falsi, perché ognuno servirà qualcuno. Di là, grazie a Dio, se oggi tu ti penti, ti ravvedi dal posto dove sei, dopo aver fatto esperienza, ma io pensavo che se mi dedicavo prima a quello, e non avevo tempo di servire, i servizi sono difficili, i turni di servizio, ma c'è mia, come si fa a combattere? Ma hai tempo per altre cose? E là cercherai l'Eterno, il tuo Dio, e lo troverai se lo cercherai con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima. Quando ti troverai nell'angoscia, perché se non serve Dio prima o dopo arriverà a questo, e ti saranno avvenute tutte queste cose negli ultimi tempi, tornerai all'Eterno, il tuo Dio, e dare ascolto alla sua voce. Cosa dice? Poiché l'Eterno, il tuo Dio, è un Dio, ognuno dica misericordioso. Dio aspetta e permette che noi facciamo esperienza per vedere la differenza tra quelli che lo servono e quelli che non lo servono. Egli non ti abbandonerà e non ti distruggerà e non dimenticherà il patto che giurò ai tuoi padri. Allora cosa fa Dio? Dio è meraviglioso, fratello. Come Dio non c'è nord. C'è Dio nella sua infinita pazienza, cosa fa? Malgrado tu non lo servi, malgrado tu dai precedenza ad altre cose, per servire Dio non hai tempo, per fare altre cose stupide o banali o vane o dannose, il tempo ce l'hai, e Dio nella sua infinita pazienza cosa fa? Ti aspetta e ti fa fare le tue esperienze, perché tu riesci in tutti i modi, parola, predicazione, tutte cose, e tu muoi a tentare e Dio ti lascia fare, perché certe esperienze, se tu non le fai di persona, come dicevo, non ci crederai. Dio cosa fa? Dio permette che tu dedichi tempo ad altre cose. Per servire Dio non ce n'è tempo, per fare altre cose c'è tutto il tempo. Cosa fai? C'è quel tempo che tu rubi a Dio, perché aspetta a Dio di diritto, se lo prenderanno altri dei, falsi dei. Vi faccio un adesso, non faccio riferimento così non capite a chi mi riferisco, per la privacy. Sarei, perché non serve Dio? Pastore, culava questo tempo. Poi suo figlio ha un incidente. Acchianava tre botte, Rupaese, acchianare, scende Rupaese, tre botte. San Giuseppeato, Palermo, San Giuseppeato, c'è botto o giorno, per portare a mangiare a suo figlio. E mi fermo, non dico altro. Amen. Se tu non servi Dio, servirai altri dei, falsi dei, e fai che ha sprecato il tuo tempo, le tue energie, le tue risorse, la tua vita. Poi ho capito, se mi sa servire il Signore. Amen. Perché a volte dice, ma perché Signore questa prova, perché questo problema, perché questa difficoltà, perché non si risolve? Perché tu hai la testa che ho plecchese gassi e panna. Per avere un'idea, comincia a confrontare il tuo cupolo. Può essere cupolaccio, lo sente, ma certe teste non lo sentono. Ma siccome Dio, ascoltami, Dio è che ti sta di Dio, e siccome ti ama, ti fa sbattere la testa
e poi ti corregge, poi ti ama. E se tu ti ravvedi, oggi pregheremo, se tu ti ravvedi di questa testardaggine e degli errori di mesi, di anni che hai sprecato a servire altri dei, ti ravvedi, Dio è misericordioso e ti dà una nuova opportunità. Ma andiamo, possiamo parlare di altre cose, ma la domanda è, ti sto chiamando, fai finta che io ti chiamo per nome, diretta personalmente a te e a me. Allora dico, Tommaso, abbiamo parlato di tante cose, ma della tua vita che cosa ne vuoi fare? Della vita fisica che Dio ti ha dato, Dio ti ha dato, tu respiri, tu vivi, il tuo cuore batte, questo è Dio, amen? Della tua vita fisica, ma ancora di più, della tua vita spirituale. Gesù ti ha fatto nascere di nuovo, tu eri morto nei falli e nei peccati, tu eri schiavo del diavolo, tu eri un peccatore morto nei falli e nei peccati, destinato all'inferno, e Gesù ti ha risuscitato. Dacci una botta, fratello, con l'acqua. Ti ha risuscitato, ti ha vivificato, ti ha dato vita eterna. La domanda è, di questa vita che Gesù ti ha dato, che ne vuoi fare? Lasciamo stare il tempo, come dicevo, lasciamo stare il passato che abbiamo sprecato, ma nella tua vita da ora in poi cosa ne vuoi fare? Vuoi continuare a perdere tempo? Vuoi continuare a sprecare energie, risorse così inutilmente o nelle illusioni? Della tua vita cosa ne vuoi fare? Perché della vita che Dio ci dà ne dobbiamo rendere conto a Dio. Vi leggo la Bibbia in Luca 17, una bella lettura, da 26 a 36, lo spiega Gesù. Dice così: e come avvenne ai giorni di Noè, così avverrà nei giorni del figlio dell'uomo. E sono questi i giorni. Gesù sta arrivando, i giorni che precedono il ritorno di Gesù. Amen. E c'è l'esempio di Noè, gloria a Dio, leggiamo. Le persone mangiavano, perché fisicamente erano vive. Mangiavano, bevevano, si ammogliavano, si maritavano, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca. Venne il diluvio e le fece perire tutte. Amen. Mangiavano, si divertivano, tutto quello che volevano. Ma nessuno ascoltava il messaggio di Noè. Amen. Subito dopo porta l'esempio. Lo stesso, identico, perché neanche le persone imparano. Lo stesso avvenne anche ai giorni di Lot. La gente mangiava, beveva, non si sposavano più. Ai tempi di Noè si sposavano. Ai tempi di Lot, con la perversione che c'era, marito e moglie, sposarsi, maritarsi, e ci siamo pure. Avete sentito in Italia? Sono molto più numerose quelle che si divorziano e quelle che si sposano. Sono molto più quelle che convivono e quelle che sono unite in matrimonio, e via dicendo. Figli, non se ne discute, e via dicendo. Quindi ai tempi di Lot noi ci siamo, la gente mangiava, beveva, comperava, vendeva, piantava, edificava, era impegnatissima. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, provve dal cielo fuoco e zolfo e li fece perire tutti. Che Lot predicava, si tormentava l'anima, e non sentivano niente, anzi lo deridevano. Che successe? Così sarà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato. In quel giorno chi si troverà sul tetto della casa non va a perdere tempo neanche di scendere in casa a prendere le sue cose. Così pure chi si troverà nei campi non torna indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Ricordate della moglie di Lot? Uscì da Sodoma e Gomorra, ma il cuore l'aveva lasciato lì. Si girò e divenne una statua di sale. E fu prima fu salata e poi fu abbruciata, perché il cuore l'aveva lì a Sodoma e Gomorra. Cosa dice? Ecco cosa deve fare della vita. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà. Pastore, io ho i miei progetti, ho i miei piani, ho la mia vita da vivere, ho i miei traguardi, miei. Finirà tutto, fratello e sorelle, presto. Voglio dirvi una cosa, che presto finirà tutto. Presto sentirete parlare di un accordo di pace che si farà. Ascoltate, le condizioni già ci sono. In breve sentirete. Ci sarà un uomo potente che farà fare la pace di Israele con gli altri stati. Un uomo potente a livello mondiale. Quello sarà l'anticristo, perché noi lo riconosceremo ma non ci saremo. Amen? Ma lo riconosceremo. Come lo individuerai? Chi farà fare un patto di pace a Israele
con gli altri stati, quello è l'Anticristo. Garantirà su Israele, vi garantisco io, potete fare il Tempio, perché ci sarà il Tempio ricostruito. Quest'uomo potente che farà fare pace e garantirà Israele, e farà pace e sicurezza, quello sarà l'Anticristo. E noi lo riconosceremo. Molto tempo per riconoscerlo, noi ce ne andremo e lui si manifesterà. Amen. E sarà in breve. Così avete un riferimento. Quindi chi cercherà di salvare la propria vita la perderà. Tutti quelli che dicono devo vivere la mia vita, i miei traguardi, i miei obiettivi, trascurando la vita di Gesù, la perderà. Ma chi la perderà la salverà in eterno. Io vi dico, in quella notte, perché sarà notte buia nel mondo, fratello, non parla solo di una notte fisica, ma delle tenebre che, come vedete, ci sono nel mondo. Le tenebre più fitte. Ogni giorno che passa diventano sempre più tenebrose. In quella notte due saranno in un letto, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Uno sarà portato col Signore nel rapimento e l'altro sarà lasciato qua. E ora vi dirò cosa succede. Due donne macineranno insieme, l'una sarà presa e l'altra sarà lasciata. Due uomini saranno nei campi, l'uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. Come farà Dio? A capriccio? Farà l'estrazione? No. Ora ve lo dirò come farà Dio. Andiamola a leggere. Dice, ma c'è stato un rapimento prima di quello della Chiesa? C'è stato un rapimento nella storia dell'umanità? Sì, sì, due rapimenti. Enoch ed Elia. E la Bibbia ci dice chi sarà preso e chi sarà lasciato. Andiamo a leggere. In Ebrei ci dice perché Enoch fu preso e perché gli altri non furono presi. Per fede Enoch, quando fu trasferito in cielo perché non vedesse la morte, e non fu più trovato perché Dio lo aveva trasferito, lo aveva preso, lo aveva rapito. Prima infatti di essere portato via, egli ricevette la testimonianza che era piaciuto a Dio. Gesù sta ritornando, fratello, e questo non è, questa è verità dottrinale, profetica. Tutti i segni nel mondo, nella Chiesa e via dicendo sono chiarissimi che Gesù sta ritornando. Amen. Per il mondo sarà la notte, per noi sarà l'inizio del nuovo giorno. Ma uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. Possiamo dire due credenti andando alla stessa Chiesa. Ma uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. Due sorelle saranno... E chi dice speriamo che sono io, no? Ma non dipende da questo. Rileggiamo Enoch. Non dobbiamo essere egoisti, perché Dio non fa né egoismi né particolarità. Dio agisce secondo principi indiscutibili. Per fede Enoch fu preso. Chi cammina per fede con Gesù sarà preso e portato con lui. Chi cammina secondo le cose materiali, secondo mentalità carnale, priorità mondane e cose varie, sarà lasciato, fratello e sorella. E poi c'è scritto, non fu più trovato, Dio l'aveva trasferito, infatti prima che fosse portato via, gli era piaciuto a Dio. Fratello e sorella, Dio in cielo, agente antipatico, un ci porta. Già la va a supportare su questa terra. In cielo per tutta l'eternità non li prenderà. E allora, come abbiamo sentito domenica, fratelli e sorelle, perché Dio non ci lascia soli? Perché faccio del continuo le cose che gli piacciono, gloria a Dio. Perché Enoch fu preso? Perché era piaciuto a Dio, perché camminava per fede. Non camminava secondo la carne, non camminava secondo convenienze, non camminava secondo comodità, non camminava per fare piacere agli altri. Lui camminava per fare piacere a Dio. E Dio pigliava e sopportava. Amen, fratello e sorella. Chi prenderà Gesù in breve e porterà con sé? Chi cammina per fede, e chi cammina per fede piace a Dio. Gli altri rimarranno. Tutto l'appuntamento posso perdere. Amen. Chi cammina per fede giorno dopo giorno e sarai trovato a camminare per fede, con amore, servendo il Signore, Dio piglia e ti porta con Lui. Uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. E non c'è rapporto di matrimonio. Sicuro che non siamo, la marito e moglie, uno pigliato e uno lasciato. Due lavoreranno per 100 anni nello stesso ufficio. Uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. Amen. Amen, fratello. Stiamo attenti perché questo succederà in breve.
Amen. Come comincerete a sentire, pace e sicurezza si stanno mettendo d'accordo per fare pace, già tu capisci? Un lavare che manchi piatta. Vai che sono oggi e domani e ce ne andiamo. Il punto è, fratello e sorella, ma se in quella notte un marito che la moglie se ne va e viene presa dal Signore, un marito arresta curcato un noletto. Chi mentre travaglia, avete visto che queste filmate sono pure belle, chi mentre travaglia, uno viene preso e l'altro continua a zappare in campagna. Uno continua a camminare con Dio, a stare alla presenza di Dio e l'altro resta terra a terra. Cosa succederà a quelli che rimarranno qua, fratello e sorella? Cosa rimarrà qua? Che ci sarà sulla terra dopo il rapimento della Chiesa? Ci sarà la manifestazione dell'Anticristo, fratello e sorella. Ci sarà il periodo più buio, violento, peggiore della storia dell'umanità. Gesù stesso ha detto: in tutta la storia dell'umanità non c'è mai stato e non mai ci sarà un periodo peggiore. L'Anticristo farà guerra ai santi e li vincerà. L'Anticristo perseguiterà i cristiani e li ucciderà. Te lo voglio leggere nell'Apocalisse, leggiamolo. In quel periodo terribile, Apocalisse 24, poi vidi dei troni. E a quelli che vi sedettero fu dato la potestà di giudicare. E vidi le anime. Faccia la fotocopia, faccia la fotografia e va a leggere una Bibbia. E vidi le anime di coloro che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano preso il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Costoro tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. I parenti, amici, fratelli, sorelle che tu gli parli di Gesù e un mondo senza niente non saranno presi, rimarranno qua. Non essendoci più la Chiesa e l'azione dello Spirito Santo attraverso la Chiesa, avrà pieno campo di manifestazione l'Anticristo e ci sarà un tempo di terrorismo che Hitler era un benefattore in confronto. Come si salveranno i credenti? Saranno tutti decapitati, tutti decapitati, ci sarà tutta la testa. Perché quando il diavolo avrà il pieno controllo attraverso l'Anticristo sulla terra, come sente dire, uno tutto imporrà tutti il marchio, sulla fronte, sulla mano, si potrà comprare, vendere, e già come vedete fanno già le prove generali per tutte queste cose, voi siete informati. Ma chi non prenderà il marchio, chi non adorerà la bestia, chi rifiuterà di prendere il numero, tutte quelle persone che vorranno rimanere fedeli a Gesù sarà a prezzo della vita, a testa tagliata. Ora io mi chiedo, ma se ci sono credenti qui che vogliono rinunziare manco a un'ugna, ma dove avranno la fede per farsi tagliare la testa per rimanere fedeli a Gesù? Ecco perché oggi, fratelli, oggi è il tempo della grazia. Durante la grande tribolazione ce ne saranno pure salvati, ma solo quelli che diranno: ho sbagliato tutto, mia moglie se n'io, i miei figli furono rapiti, arrestavo solo io, non posso perdere questa occasione, tagliatemi la testa e peri, amme, ma io voglio andare con Gesù. Saranno salvati, ma a costo della vita. Amen, fratello e sorella. Il tempo della grazia è ora. Ma per chi non lo sa apprezzare e lo prende alla leggera, spreca tempo, spreca risorse, spreca energie, spreca la loro vita per fare tante altre cose e non avere tempo per Gesù che ha dato il suo sangue per noi, Dio ti dà un'altra possibilità. Rimarrai qua, ma per essere salvato devi pagare con la tua testa. Amen. E questo sta avvenendo in breve. Dio mi ha costretto a dare questa parola, fratello e sorella, perché io devo avvisarvi. Io sono un ministro di Dio e devo non accarezzare i capricci e prendermi le simpatie dei credenti. Io sono un ministro di Dio che devo predicare la parola di Dio. Perché non voglio avere in cielo rimorsi per non avere avvisato il popolo. Come dice l'apostolo Paolo, io vi ho fidanzati a uno sposo per presentarvi come una casta vergine allo sposo Cristo Gesù, gloria a Dio. Amen. Presto Gesù sta arrivando, fratello e sorella. Presto, tutto lo dice.
Tutte le profezie si stanno avverando. Nel mondo, nella chiesa, nelle circostanze, cose impensabili, inimmaginabili. Israele è tornato nella sua terra, tutto si sta adempiendo perfettamente. Noi dobbiamo essere trovati pronti, perché uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. Uno andrà col Signore per l'eternità e l'altro rimarrà su questa terra. E ci sarà il più terribile periodo buio di schiavitù, di persecuzione. L'anticristo, la bestia che sale dal mare, farà guerra ai santi e li vincerà. Avete capito? Non ci sarà scampo per quelli che crederanno in Gesù. Ci sarà una sola via di uscita, a testa tagliata. Non è meglio servire il Signore ora? Non è meglio onorare il Signore ora? Non è meglio dire: Signore, ti voglio servire con tutto il mio cuore, sia per onorare te e sia per io essere scampato? La Bibbia dice: non siate presi da gozzoviglie e dagli interessi di questo mondo, al fine di poter comparire davanti a Dio. Amen, fratello e sorella. Perché chi si fa prendere a gozzoviglia, mondanità, cose di questa vita, rimarrà. E solo se sarà disposto a pagare il prezzo della sua testa, potrà rimanere fedele a Gesù e regnare con lui poi nel millennio che seguirà. Amen, fratello e sorella. E allora ci conviene offrire tutta la nostra vita a Gesù, tutto quello che noi abbiamo a Gesù, tutto quello che noi siamo a Gesù. Uno, perché lui lo merita, perché lui è il Signore e il Salvatore, ha pagato col suo sangue. E due, perché offrendolo al Signore, chi perderà la sua vita in realtà è l'unico modo per guadagnarla, per conservarla e per vivere per l'eternità con lui. Amen. Alziamoci, gloria a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Rispondi a questa domanda: cosa ne vuoi fare della vita che Gesù ti ha dato? Della tua vita fisica? Respirare, vivere, mangiare, lavorare? Ma soprattutto della vita che Gesù ti ha dato. Che ne farai? Perché in base alla tua scelta determini il tuo futuro eterno, il tuo destino su questa terra, ma soprattutto per l'eternità. Alleluia. Chiudiamo i nostri occhi, fratello. La cosa è molto seria. Riguarda la nostra vita, riguarda la nostra eternità. Alleluia. 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 Gloria a te, Spirito Santo. Ota kamasha matara la kamatara matara la kamatara la kamatara. Alleluia, Spirito Santo, noi ti invitiamo, Signore. Parla, parla, parla potentemente alla vita di ognuno di noi, affinché nessuno, Signore, perda questo appuntamento con te, Signore. Affinché nessuno, Signore, trascuri tanta grazia. L'Apostolo dice: come scamperemo noi se trascuriamo tanta grazia? Alleluia. Cantiamo un breve coro al Signore, di riconsacrarci a Dio, dedicarci a Dio. E poi pregheremo. Nel nome di Gesù. Oh. Ti dono il mio cuore, ti arrendo la mia vita, Gesù. Ho bisogno di te, tu sei il mio Salvatore. Da il mio cuore.
Alleluia. Alleluia. Voglio fare di questo canto veramente la nostra confessione di fede. Con tutto il nostro cuore. Alleluia. Grazie Spirito Santo. Grazie che ci metti dinanzi alla verità, alla realtà. Alleluia. Alleluia. E allora la domanda rimane: cosa vuoi farne della vita che Gesù ti ha dato? Se tu la vuoi consacrare a Gesù, alza la tua mano. Alza la tua mano. Per dire come l'apostolo Paolo: i giorni che mi restano voglio vivere per Gesù. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo in questo corpo la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Se tu vuoi riconsacrare la tua vita a Gesù e vivere questi altri giorni che rimangono prima del ritorno del Signore per Gesù, alza la tua mano, riconsacra la tua vita al Signore nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Dio d'amore, Signore Padre, noi ti chiediamo perdono, Signore, per aver trascurato tanta grazia, tanto amore, Signore, il valore prezioso del sangue di Gesù come riscatto della nostra anima. Ti chiediamo perdono, Signore. Vogliamo vivere per la vita eccellente che Gesù ci ha dato. Dinanzi all'eccellenza della conoscenza di Gesù, tutto il resto è spazzatura. E noi non vogliamo vivere in mezzo alla spazzatura. Noi vogliamo vivere per cose eccellenti, per tesori eterni, Signore. Nel nome di Gesù, Signore, qui davanti a te, riconsacriamo più zelanti che mai, oh Signore, la nostra vita a te, Gesù. Per onorarti, oh Signore. Per servirti, oh Signore, per testimoniare te a questo mondo che è nella morte, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. E tu presto ritornerai, oh Signore, e saremo presi e portati con te per tutta l'eternità. Io vado a prepararvi un luogo, ci ha detto Gesù, e quando sarà pronto io ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Alleluia. 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 Grazie, Signore. Grazie che ci vuoi liberare dall'ira che sta arrivando sulla terra, Signore. Ma tu ci hai mandato la tua parola per liberarci, Signore, per scampare. E ti ringraziamo di questo amore che tu hai per noi, Signore. Signore, ti vogliamo pregare per tanti che l'hanno presa alla leggera, Signore. Ti vogliamo chiedere perdono, Signore, per loro. E ti preghiamo che possano ritornare al primo amore, oh Signore. Con zelo, con passione, oh Signore. E servire te con tutto il cuore, oh Signore. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Alleluia. Dio ha permesso che tu facessi le tue scelte, il tuo cammino, nella tua infinita pazienza. Ma ora Dio ti dice: ora cosa vuoi fare della tua vita? Questo è un appello di pentimento. Chi veramente si pente, vuole chiedere perdono a Dio, di dire: Signore, ti chiedo perdono che ho vissuto lontano da te, ho vissuto in disubbidienza, ma ora, Signore, mi rendo conto che la vera vita è conoscere, amare e servire te. Alza la tua mano, 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 perché la tua vita dipende dalle tue scelte. Dipende da cosa tu decidi innanzi a Gesù. Non sprecare neanche un istante della tua vita nella spazzatura di questo mondo.
ti illude, il mondo ti delude e ogni giorno che passa fa più puzza. Ma tu sei stato chiamato a cose di grande valore. Non sprecare la tua vita nella spazzatura di questo mondo. Consacrala a Cristo Gesù. Preghiamo insieme, ti voglio guidare in questa preghiera di pentimento, e Dio ti farà grazia, ti farà misericordia, ti perdona e ti dà una nuova opportunità. Preghiamo insieme. Signore Gesù, ti chiedo perdono delle mie scelte sbagliate. Mi pento, mi addoloro e ritorno indietro dalle mie vie malvagie. Perdonami, ho peccato contro di te e mi pento con tutto il cuore. E in questo momento tu mi perdoni, tu mi salvi, mi fai un figlio di Dio e voglio vivere per te, Gesù. Tutti i giorni della mia vita voglio vivere per te, Gesù. Tu sei la mia vita e sei lo scopo della mia vita, il tesoro della mia vita. Alleluia, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. Alleluia, alleluia, alleluia. Sto sentendo pressione da parte dello Spirito Santo, che non soltanto Dio è interessato alla tua vita che sei qui presente e a quelle di a casa che hanno ascoltato, ma Dio è interessato anche a quelle che sono qui presenti. E Dio ti sta dicendo: vai e avvisali. Tu sei una sentinella, e se tu li avvisi, tu puoi essere uno strumento di salvezza. Se uno si svia e uno di voi lo converte, sappia che chi converte un peccatore dalla sua via coprirà moltitudine di peccati e salverà un'anima dall'inferno. Vai ad avvisare persone che si sono intiepidite, perché Dio sta, se continua così, sta vomitando dalla sua bocca. Perché tu sei tiepido, io ti vomiterò dalla mia bocca. Ma prima che questo giudizio avvenga, tu usa misericordia, usa benignità e vai ad avvisarli. Perché se tu l'avvisi, tu avrai fatto un'opera di obbedienza a Dio. Ma se non li avvisi, tu sei colpevole, responsabile davanti a Dio. Avvisali. Avvisa un tuo fratello, una tua sorella, un parente, un amico, dicendogli: Gesù sta arrivando. Tu vuoi essere preso da Gesù? In quella notte buia in cui il mondo sta sprofondando, vuoi tu essere preso per iniziare un nuovo giorno eterno con Gesù? Incomincia a camminare per fede come piace a Dio, come Enoch è stato preso perché era piaciuto a Dio. Alleluia, alleluia. Lo Spirito Santo ti sta mettendo davanti persone da avvisare, persone a cui tu tieni, persone che ti sono care. Avvisale, avvisale, avvisale. Alcuni ti derideranno, alcuni ti befferanno, alcuni ti giudicheranno, ma tu avvisa tutti, perché tra quelle Dio toccherà i cuori e ne salverà il più possibile. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore ha rivelato pure un'altra cosa. Uno che devi perdonare, ascolta, fratello, sorella cara, se tu hai un peso nel cuore, in cielo non ci puoi andare. Non si sale in cielo con il peso del peccato nel cuore. Quindi se tu hai qualcuno con cui hai risentimento, rancore, non sei in pace, tu in cielo non ci vai, rimani qua e forse ti salverai, ma a costo della testa. Ti conviene? Se tu liberi il cuore, salverai anche la tua testa. Perdona qualunque offesa, qualunque sbaglio, qualunque errore, tu perdonali, perché col peso del peccato e del rancore non ci si va in cielo. Il Signore ha rivelato questo,
qualcuno che ha intenzione di fare del male a un'altra famiglia. Magari si è preso dall'amarezza, dal risentimento, da ferite, da altre cose. Non ti muovere contro qualcun altro. Non prendere nessuna iniziativa contro qualcun altro, qualche altra famiglia. Perché ti stai mettendo contro Dio. L'unica via d'uscita è perdonare. Una beatitudine, una felicità che Gesù ci ha insegnato, eh? Beate quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. E i veri figli di Dio si vedono a questo, che si adoperano per la pace. Se tu ti adoperi per la pace, sei un figlio di Dio. Se tu ti adoperi per la guerra, per il rancore, per le liti, per i risentimenti, tu non sei un vero figlio di Dio. O non ti comporti da tale. Alleluia. Qual è la via d'uscita? Il perdono. Benedici quelli che ti maledicono. Perdona quelli che ti fanno del male. Fai del bene a chi ti fa del male. Benedici chi ti maledice. Prega perché ti perseguita. E allora sarai un vero figlio, una figlia del Padre che è nei cieli. Alleluia. 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 La prego. Affinché tutti noi riceviamo oggi questa forza. Alza le tue mani, che ora chiediamo forza da Dio, perché per vivere questa parola abbiamo bisogno della guida, dell'assistenza dello Spirito Santo. Alza la tua mano, io più di tutti ho bisogno, ognuno di noi abbiamo bisogno, perché questa parola possiamo vivere solo con l'aiuto e l'assistenza dello Spirito Santo. E noi, Padre d'amore, grati e riconoscenti di questa parola, che ti preghiamo, Spirito Santo, falla riecheggiare continuamente nella nostra vita, Signore. Sì, vogliamo ritornare a quelle cose basilari, Signore. Pregare in ogni forma di preghiera. Ritornare alla tua parola con amore, con passione, leggendo, meditando, studiando la tua parola. E allora saremo beati e prosperi, Signore. Servendoti, oh Signore. Perché ci ha salvati per servirti e con tutti gli altri aspetti della nostra vita. Spirito Santo, chiediamo a te aiuto, forza, perseveranza di qui all'imminente ritorno di Gesù, di essere trovati come a te piace, Signore, e saremo presi e portati con te per tutta l'eternità. Presto tu, Gesù, apparirai sulle nuvole del cielo. I morti in Cristo risusciteranno per primo, e noi viventi, in un batter d'occhio, saremo presi e portati con Lui. Incontreremo il Signore nell'aria, e così saremo per sempre col Signore nostro Gesù Cristo, Signore, Salvatore, Redentore, Benefattore della nostra vita. Sì, Gesù. E lo Spirito e la Sposa dicono: vieni, Signore Gesù. Vieni, Signore Gesù. Vieni, Signore Gesù. Nel nome potente di Gesù. Per questo vogliamo vivere, Signore. Ci vogliamo preparare per l'imminente ritorno di Gesù. Sì, Signore, ti ringraziamo e ti benediciamo con tutto il cuore. Nel nome potente di Gesù. Amen. E amen. E amen. E amen, e amen, e amen, e amen, gloria a Dio. E allora, ama stare insieme per tutta l'eternità? Non perdete questa occasione, non prendetela alla leggera, perché come dice l'Apostolo, così come siamo qui presenti, qui tutte, ama essere tutte presenti lì per tutta l'eternità. Amen, Dio vi benedice.